Die Soßen sind bestimmt fertig. Ho fatto la mattina e però ho proprio voglia di riprendere un video, di fare un video, il video che poi magari avete già visto perché l'ho già pubblicato, sul distributore di pizza che adesso vado a provare. È qui a Coira, l'ho trovata per caso, stavo andando a correre e ho visto per caso questo apparecchio che all'inizio pensavo fosse il distributore delle uova fresche, quello che hanno i contadini, cioè ci sono, e invece no. Siamo arrivati, per prima cosa si paga il parcheggio, e dato che ci siamo, spesa al Lidl. E anche di qui prima o poi ci farò un video, non oggi, sono proprio stanco, poi devo prendere poche cose. Sì, sono stanco, sono quasi le 6:30. Veloce, giusto due cosine, raga, prendete sempre le scale. Che bello, questo qua c'è la fermata del treno. Bel posto, il parcheggio non si paga. E voglio fare un video a breve anche parlando della macchina. Ho fatto 20.000 km, quindi facciamo un piccolo resoconto. Ok, no, adesso sono le 6:30 e guardate, forse voi non lo vedete dalla telecamera perché l'esposimetro cerca di alzare l'ISO, ma sta facendo buio. Eh sì, tra pochi minuti è notte e alla fine del mese sarà ancora peggio. Ho preso questa burrata, era un'offerta, si vede che scade a breve, infatti bisogna mangiarla entro qualche giorno. Eccola, 29,10, quindi la mangiamo subito, l'assaggio, almeno posso constatare, valutare se questa burrata è adatta per essere consumata su una pizza. Abbiamo burrata del Lidl in offerta, coltello sporco. Insomma, assaggiamo se è buona. Ne ho mangiate di migliore, diciamo che non è proprio buono buono. E la busta paga che arriva tramite posta. Allora usciamo, devo passare pure in farmacia e vediamo se trovo tutto. Ho sentito un amico e ci vediamo a prendere un caffè al centro, quindi niente ghiacciaia. Sto posticipando questo acquisto, che poi cavolo mi serve, potrei fare tante cose con questa ghiacciaia, come per esempio il ragù e ghiacciarlo, oppure preparare le pizze complete e poi ghiacciarle, e invece vabbè, che poi saranno 500-400 franchi per uno discreto, vabbè, comunque adesso ho tempo per fare un salto a Lidl a fare due compere. E la carta della posta continua a darmi difficoltà quando vado a pagare il bancomat, il postamat. Mi sa che vado alla posta, però gli sbrocco, eh. Ma ci deve essere un problema serio, perché neanche l'applicazione Twint mi ha preso il coso della posta. Quindi ci deve essere un problema serio. E ho dovuto pagare in contanti il parcheggio. Il centro storico è sempre bello, non ci vengo quasi mai. 3 giorni, 3 pizze. Questa è la mia prima. E oggi mi sa che non faccio nient'altro. Sono quasi le 9. Ragazzi, vi giuro che è la prima volta che accendo la play da una settimana, più di una settimana che sono in Svizzera. Quindi partitina e noi ci vediamo direttamente domani. Oggi la giornata inizia con montaggio video. Devo montare 2 video, devo riprendere uno assolutamente. Oggi piove, fuori piove, volevo andare a correre ma mi sa che oggi mi riposo, oppure nel pomeriggio, comunque ancora presto. Vediamo di essere produttivi, anche perché ieri ho un po' cavoleggiato, diciamo, no? E dai, sto esportando anche il secondo video, dopo lo carico. Sono le 11 quasi, ancora sta piovendo, però mi sta più proprio la voglia di andare a correre, mi sa che vado lo stesso. Gradi ne abbiamo 12,9 di fuori. Dai, penso che si possa fare, anche se piovicica. E via! Al momento non sta piovendo, anche riuscissi a fare solo 5 km andrebbe bene. Vediamo, dai. Il Big Air finito, ci sono stati 27.000 spettatori in quei 2 giorni, venerdì e sabato. Magari il prossimo anno ci vado anch'io, vedo chi c'è di cantante. Il pomeriggio guardo anche qualche salto. Non sta piovendo, ogni tanto spiovicica. Ciao. Quasi 10 km, 1:06, le gambe me le sento un po' di legno, insomma ho accuso un pochino la corsa di ieri di 21 km, però va bene, dai, 10 km piano piano, leggero leggero.
Iniziamo con un insalatone e mi faccio anche una piadina con insalata e pollo. Pausa pranzo fatta. Raga, mo c'è il sole. Se aspettavo a Nacco oggi pomeriggio ci sarebbe stato il sole. Però comunque bisogna montare i video. Altro video caricato, video settimanale. E dovrei, sono in ombra, e dovrei fare anche questo video sponsorizzato che vi ho detto, ma non è che ci voglia, magari lo riprendo domani. E è uscito il turno di dicembre e indovinate un po', a Capodanno ho 4 giorni liberi a dicembre e potrei riuscire ad ottenere 3 giorni liberi i primi di gennaio, quindi ho una settimana da poter utilizzare per fare un bel giretto. Ok, allora ho montato e caricato 2 video e uno short, niente male. Ciò nonostante, bisogna anche spicciare la casa. Dai, partitina. Ok, allora stasera si cena veramente tardi. Viene a sorpresa un'amica a cena da me, quindi non è niente di speciale la cena. Faccio un, come si dice, una minestra di lenticchie al riso, ma sono sicuro che gli piacerà. E sono riuscito allora a salvare il video. Lo stavo per cancellare quando mi è venuto in mente che comunque i dispositivi Apple fanno un backup automatico. Tagli, eh? Niente di che, ragazzi, però è carino come video, lo sto sistemando, manca solo l'audio, poi lo posso caricare sul canale. E devo anche ammettere che mi sta a venire fame a vedermi mangiare. Ho preso la macchina per fare un pochino di spesa perché devo prendere il latte. Sono in pratica 2 giorni che sono senza latte. Non bevo tanto latte, cioè non bevo più tanto latte, però la mattina col caffè. Veloce indolore. Pulitissima e profumatissima. Ho speso 8 franchi, ma perché era veramente sporca, era veramente un po' che la dovevo pulire. In genere quando la pulisco, ogni volta che la uso, che faccio più di 100 km, insomma che faccio diversi chilometri, che si sporca, bastano 5 franchi. E la grossa differenza tra i self-service italiani e quelli svizzeri che qui usano acqua calda, ma non è acqua tiepida, è acqua veramente calda e pulisce bene, in più è profumata l'acqua e la macchina rimane profumata per diversi giorni. Sì, bello e profumato. Ho preso anche le buste per spedire le croci di San Francesco, mi manca solo un indirizzo e le posso spedire. E ormai da qualche anno provo a prendere il Green Pass per l'America, è la lotteria quella delle 55.000 Green Pass che regalano gli Stati Uniti e mi sa che avete tempo fino a novembre per poter partecipare, però non sono sicuro. Meno male gli appunti, sì, si può partecipare dal 6 ottobre al 9 novembre, l'estrazione c'è verso aprile, però non mi sono fatto l'appunto, non sono sicura. E quindi un piattino di pasta. Ok, e si va al lavoro. Devo assolutamente riprendere quel video famoso per lo sponsor. Voglio andare a correre, assolutamente, quindi ci cambiamo e usciamo. Va bene, dai, 10 chilometrini fatti. Ah, che bello, la doccia ti rimette al mondo. Adesso però devo riprendere quel video che vi dicevo, mi tocca montare la videocamera e il monitor esterno perché mi devo vedere l'inquadratura, stavolta è importante. Che bello dover smettere di fare le riprese perché suonano le campane. E a pranzo, riso con verdure e petto di pollo. E si va al lavoro e spedisco anche la terza croce. Buongiorno, allora oggi continuiamo con il video sponsorizzato. Ok, fatto, è la collaborazione con Fisco Zen che ritengo un servizio veramente valido. Ho parlato della mia esperienza con la partita IVA in questi 11-12 anni e di come si potrebbe fare meglio, degli errori che ho fatto e che vorrei che altri evitassero, anche perché sono errori che poi alla fin fine ti portano via tantissime energie e nel peggiore dei casi anche dei soldi. Poi vorrei anche fare prima o poi un video, mazza che capelli, dove vi parlo delle collaborazioni, di come accetto le collaborazioni, di quante collaborazioni ho rifiutato anche se pagano, e potrebbe essere anche questa una cosa interessante, nel senso, proprio perché YouTube non è il mio lavoro e
proprio perché guadagno in un'altra maniera, non scendo a compromessi. O si fanno le cose come dico io, o una collaborazione è come dico io, oppure non l'accetto, la rifiuto. Diciamo che neanche, forse il 5% alla fine esce sul canale come video. Però sì, sarà un hobby, ma porta via il tempo come un lavoro, perché non è soltanto fare il video, caricarlo e basta, rispondere ai commenti, c'è tanto lavoro dietro. Allora, ho caricato anche un video per gli abbonati, questo è uno dei vantaggi che hanno chi si abbona, chi mi sostiene attivamente con 1,90€ al mese, accesso a questo genere di video. E adesso sono le 11:05, voglio comunque fare una corsetta. Io non vi ho mostrato mai che tipo di integratori prendo, sia per recuperare più velocemente possibile quando faccio allenamento, anche integratori che prendo quotidianamente, vitamine. Potrebbe essere un video interessante, no? E anche oggi ho fatto 10 km, 1:05. Benino, ragazzi, è caldissimo, sono 14 gradi. Pranzetto, mi tocca anche muovermi. Verdure, pollo e riso in bianco. Bello, eh? Mangio più riso che pasta. Buongiorno. Che fregatura. Bisogna mettere l'orologio 1 ora indietro. Ecco perché c'ho sonno, poi mi ho svegliato tardi. Devo fare ancora la copertina per il video di Fisco Zen, non ho veramente idea. Comunque il video dovrebbe essere già uscito, lo trovate sul canale, dovrebbe essere uscito il 1° novembre, ma non sono sicuro perché sono nel passato. Ho fatto una lavatrice, una ancora funziona, una mezza la devo ancora fare. Ho rifatto il letto, ragazzi, vi voglio comunque parlare un attimo di questo letto che l'ho pagato un fottio di soldi, mi pare 1.500, ma ora lasciamo perdere il lato estetico, perché poi è soggettivo, no? Ma la grandezza, io quando l'ho preso non mi sono reso conto di prendere un letto enorme, 2 metri per 2,10 metri, è comodissimo, è veramente una figata. Ce l'ho fatta, video è caricato, copertina è fatta e mi piace anche. Adesso però bisogna che mi muovo, facciamo il pranzo e poi si va al lavoro. Visto che il mio collega ieri mi ha detto che vuole prendere una pizza al lavoro, faccio la carne, almeno non rimangio carboidrati. Buon appetito, buon appo. Sai che mamma si cesse. Ho ordinato la pizza come vi ho detto, questa è una capricciosa. Non vi dico la pizzeria, ma non è la mia pizzeria preferita. Gnam gnam. Meinst du? Ja. Ma ciao. È tardi, però voglio o devo fare una modifica al video. E, domani però vado in Ticino. E la prossima settimana, quindi lunedì, martedì, ho libero e voglio andare in Ticino a fare un giretto. E per questo motivo mi avvantaggio con le cose per il canale. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Voglio ringraziare gli abbonati che stanno salendo e che mi aiutano veramente, mi motivano a continuare a fare video anche che sono un pochino più impegnativi. Grazie mille e vi ringrazio per la visione. A presto e ciao. Ma mi raccomando, voletevi bene.